Perché tutto il mondo ha deciso di trasferirsi in Portogallo? Perché da alcuni anni il Portogallo è diventata una delle mete più gettonate nei relocation plan, perché tanti imprenditori e professionisti si stanno trasferendo da ogni parte del mondo, letteralmente, per assumere la residenza fiscale personale in Portogallo. Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliarati e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare subscribe, rimanere allineato alle notifiche del canale e a lasciarmi un like per questo splendido contenuto che ancora oggi gratuitamente sto portando sulle vostre tavole, come Capitan Findus. Chiaro è che l'attrattività del sistema fiscale si unisce alla bellezza del luogo e al basso costo della vita. Oggi 2023, obiettivamente anche il Portogallo è interessato da fenomeni iperinflazionistici, ma è sicuramente mantiene il suo livello di qualità della vita piuttosto elevato se lo compariamo ad altre capitali dell'Europa continentale. Quindi i prezzi sono ancora bassi e soprattutto la possibilità di approdare a spiagge per 9 mesi su 12 è sicuramente un fattore importante se vogliamo prendere in considerazione città come Parigi o come Londra, che io personalmente adoro, ma sicuramente hanno una qualità della vita più bassa di quella di Lisbona. Tornando invece al sistema fiscale, il non habitual resident regime, di cui si dice in lungo e largo, è un sistema di agevolazione che però aiuta soltanto determinate fattispecie reddituali, determinate categorie di reddito. Anche l'NHR, anche il Portogallo va per cosiddetti basket. Abbiamo una numerazione, una nomenclatura, abbiamo i redditi A, B fino a F, sono 6 categorie di redditi. Tecnicamente quelli che vengono utilizzati di più nell'NHR sono il B e la E. Traducendo quali sono, a cosa corrispondono queste lettere. Ebbene, abbiamo l'employment income alla lettera A, è così che vengono definiti proprio dal decreto, dalla legge in questione. L'employment income sarebbe il reddito da lavoro dipendente. Ebbene, i redditi da lavoro dipendente sono esentati da tassazione una volta che siamo riusciti a far parte dell'NHR, perché c'è una richiesta specifica da fare alla Finanzas, che è l'autorità locale. Ma vengono esentati e quindi non tassati volgarmente se e soltanto se sono già tassati all'estero. Quindi il reddito da lavoro dipendente può avere un'esenzione in primis se esiste un trattato contro le doppie imposizioni tra il Portogallo e il paese all'interno del quale ci erogano un reddito, che può essere l'Estonia, può essere l'Inghilterra, può essere qualsiasi altro paese del mondo. In secundis deve esserci una tassazione effettiva, quindi non la possibilità di tassare. Il Portogallo vuole vedere che la tua busta paga è tassata da un'altra parte, altrimenti il tuo reddito da lavoro dipendente sarà tassato in Portogallo. La seconda categoria agevolata è quella dei redditi da lavoro autonomo, i cosiddetti freelance, che sono fondamentalmente le nostre partite IVA se guardiamo all'Italia. Il Portogallo, nel momento in cui riesce ad accedere all'NHR, ti dice due cose: che se riesce a rientrare in una delle posizioni, una delle professioni previste dal decreto ministeriale, che sono fondamentalmente quelle che in Italia, per esempio, prevedono l'appartenenza a un ordine, quindi avvocati, commercialisti, architetti e non solo, diciamo, le maglie sono piuttosto larghe, hai delle agevolazioni, puoi applicare una flat tax del 20% se il reddito è di fonte portoghese, cioè se lavori in Portogallo per il Portogallo, in quel caso non rientri nella tassazione progressiva del reddito, che quella portoghese è tecnicamente ordinariamente uguale a quella italiana, ma puoi applicare un 20% flat, che è molto interessante, soprattutto se consideri che la Social Security, quindi la loro INPS, fondamentalmente si applica a partire dal secondo anno di attività. La terza categoria invece di reddito agevolato è quella dei cosiddetti passive income. Se mi segui già lo sai, ma è bene ribadirlo: dividendi, royalty, meno gli interessi che derivano da giurisdizioni estere, quindi quando il source of income si dice, quando la fonte di queste categorie reddituali, quindi il dividendo che viene da una società estera o la royalty che viene da una IP rights registrato all'interno di una società estera, viene distribuita in Portogallo, 9 volte su 10 non è tassata, e questa è forse la più grande agevolazione. Ricordiamo sempre che uno 0% tax rate all'interno dell'Unione Europea è cosa assai rischiosa, perché determina quello che in gergo si chiama aggressive tax planning, e quindi è sempre cosa buona e giusta affidarsi a un professionista per
come dire, dare uno sguardo overall alla figura personale e di business dell'imprenditore e fare in modo di non avere problemi mai e per nessun motivo con le autorità locali. Questo vale in ogni parte del mondo, perché vi posso assicurare per esperienza diretta, sono oltre 20 anni che mi occupo di questo, che non è assolutamente piacevole. Anche per il 2023 sarà possibile approfittare di questo regime fiscale di particolare vantaggio, cosiddetto di esenzione. Quanto durerà non è dato saperlo, ma per il momento prendiamo i vantaggi che il mondo ci offre al di là del confine italiano. Io sono Luca Taglialatela, questo è Tax Planning Internazionale. Se ti è piaciuto questo video, clicca like o iscriviti al canale. Dubbi, approfondimenti, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.